Amici di Giappone a quattro mani, siamo molto contenti di sapere che le nostre recensioni sui libri di testo per imparare la lingua giapponese vi piacciono, ma ci chiedete sempre uno dei pochi libri che non abbiamo, perché ne abbiamo tantissimi, ma voi ci chiedete sempre di recensire il Genki. Quindi cosa fare? Dovremmo trovare qualcuno che abbia studiato su questo libro, ma chi chiamare? Vediamo un po' chi è che ha studiato sul Genki. Ce l'ho, aspettate solo un attimo. Ciao Danilo! Ascolta, vado subito al sodo. Hai il Genki? Certo, Sandra. Fantastico! Ciao, fagiolo. Perfetto, guarda, ho bisogno di te. Riesci a venire a Savona? Sì, ma per te, guarda, farei Ma tutto, ti scrivo grazie. subito. Fantastico! Guarda, nel frattempo lancio la sigla. Sigla! Questo è il Genki, Sabrina, e te lo porto subito. Ce l'ho fatta! Tieni! Grande! Allora sì, sono arrivato effettivamente da Bolzano, ma ovviamente, vedete, sono vestito con vestiti diversi, mi sono fatto la barba, non è che... Cioè, era una finta per rendere questo video pieno di divertimento. Esatto, pullula di divertimento. Sì, E adesso pullula. invece passiamo alle cose noiose di studio. No, allora, ci dicono tutti che il Genki è incredibile, è il libro ideale per studiare, eccetera, eccetera. Tu che l'hai usato? Allora, premessa, io non parlo giapponese. Quindi non è servita una favola, No, vabbè, fondamentalmente. parlo un po' di giapponese, cioè ho usato questo libro per fare un corso intensivo di giapponese di un mese. Quindi io l'ho usato intensamente, è stato il mio migliore amico e il mio peggior nemico per un mese perché dovevo studiarlo per ore e ore. E poi non l'ho più usato, però comunque posso darti delle informazioni sicuramente. Sono sicuro del fatto che Sabrina ha un rapporto con i libri, diciamo, diverso con quello che ho io. Tu sottolinei i libri, li distruggi? No, il mio rapporto è fetish con i libri. Io li metto su un altare e li adoro. Ok, perché io l'ho un po', cioè, ci ho scritto sopra con la penna, con l'evidenziatore, eccetera, vedi, tipo così. No, ma si dovrebbe fare così. Sono io che ho dei problemi e sto cercando di guarire. Adesso li fotocopio e distruggo le fotocopie. È un passo avanti. Va bene, comunque, allora, è un libro secondo me strutturato molto molto bene. Allora, si inizia sempre. Allora, vedete, c'è sempre un dialogo iniziale dove c'è Mary San che ha le sue esperienze di vita in Giappone e seguito dai vocaboli che si impareranno nella lezione. Poi c'è la parte della grammatica che è super analitica, secondo me è fatta molto bene, Ah, io sono un grande fan di Giappone a quattro mani, quindi ho visto tutti i loro video e so che avete parlato di quello Hoepli e ricorda molto quello della Hoepli come struttura, ma le parole, nonostante siano in inglese, non sono strettamente grammaticali come quelle della Hoepli, come quelle usate nella Hoepli. Come quelle usate nel libro della Hoepli. Mi ripeti Ok. ancora una volta? Hoepli, c'è la umlaut. Hoepli. E poi dopo, la cosa che a me piace tanto è che ci sono le note culturali, dove praticamente ti insegnano anche ad usare le parole in modo giusto, tipo c'è la differenza tra onegai shimasu e kudasai, no? Che è una roba che potrebbe sembrare uguale,
Ma in realtà non lo è, vero Sabri? Esattamente, non è uguale. E poi ci sono delle note in cui ti spiegano sempre come utilizzare le parole, le espressioni. Pratica sì, praticamente la continuazione delle note culturali. È la stessa sessione, ragazzi, scusate. E poi, dulcis in fundo, ci sono gli esercizi. Gli esercizi sono veramente un botto, sono tantissimi. E a me questo libro è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo. Alla fine degli esercizi poi ci sono delle espressioni jolly. Tipo nell'unità 1 ci sono i contatori delle ore, dei minuti, eccetera. La cosa che a me non piace di questo libro è che non c'è la correzione degli esercizi. E quella è un libro a parte, devi comprarti sì il libro, ma è una questione di marketing. E prezzo, tu sei in grado, Sabri, di calcolare la conversione? Guarda, con l'euro a memoria è inutile farlo, perché tanto tu lo acquisterai in Italia, sì, e quindi costa tutt'altra cifra, perché qua vedete 3500 yen, ma tipo nel 2017 meno, sì, adesso sarà 28-30 euro. Quanto sono 3500 yen? Fai 30 euro più o meno. Ah, okay. Occhi e croce, okay. Un po' meno, un po' di più, dipende dal cambio. Comunque esattamente. E niente, comunque ragazzi, ve lo consiglio se parlate inglese. Poi vabbè, questo forse è un punto negativo per chi non sa l'inglese, però mi auguro che chi studia il giapponese sappia anche un minimo di inglese. E se sapete l'inglese, secondo me è un ottimo libro. Adesso lasciamo lo spazio a Sabrina, che ci parla un pochino più nel dettaglio di questo libro e magari fa qualche confronto con libri presenti sul mercato italiano. Ciao a tutti! Amici di Giappone a quattro mani, ecco, è il mio turno. In questo momento sto guardando il Genki, finalmente, e Daniele è stato così gentile da mandarmi qualche scatto per vederlo in anteprima, però è la prima volta che lo tengo proprio fisicamente in mano. Che dire, è un bel librozzo, vabbè, Danilo l'ha usato fino alla morte, sto povero libro, e, è bello pesante, sono 382 pagine e ha il, non ne abbiamo parlato, ma ha un suo CD con suppongo tutte le lezioni, le letture e suppongo anche il vocabolario, eccetera eccetera, ma non lo so, perché no. Danilo, mi confermi? Secondo me sì. Danilo dice secondo me, quindi mistero, di sicuro avrà le letture. E come abbiamo già detto, per le soluzioni degli esercizi c'è un libro a parte. Comunque tutte queste cose tecniche ve le dirò poi dopo un po' di ricerche, faremo poi un appendice. Andiamo ad esaminare la struttura dei capitoli. Appunto, confermo quello che ha detto Danilo, ovvero c'è una lettura, sono letture, dialoghi ovviamente relativi alla grammatica che viene affrontata. Quello che mi dà un pochino da pensare è che ho visto strutture un po' più avanzate, nel senso cose che noi studiamo magari, che ne so, al secondo anno di università o addirittura forse al terzo, e già magari al settimo, ottavo capitolo. Penso, mi dà idea, però ripeto, io non l'ho mai usato, lo sto vedendo adesso per la prima volta, mi dà idea che non seguano proprio un livello di difficoltà, a parte ovviamente che vi dovranno insegnare all'inizio gli aggettivi, i verbi e tutte queste cose proprio di base, come comporre una frase e queste cose, però che non segua proprio un ordine come quello, diciamo, del proficiency, cioè è più adatto a chi vuole imparare il giapponese perché lo vuole imparare, punto, che non ha intenzione magari di sostenere gli esami o comunque userà altri libri per poi prepararsi per gli esami. La cosa bella è che e sembra che ci sia un certo filo conduttore, ovvero le letture seguano dei protagonisti che vedo ripresentarsi, che più o meno è la struttura tipica dei libri di giapponese fatti in Giappone, di solito in lingua inglese. E giuro che non capisco perché non ne facciano in italiano. Se ne conoscete qualcuno, ditemelo, perché appunto non è ancora trovato. È la stessa struttura, ad esempio, del Japanese for Busy People, che recensiremo prossimamente, che a me piace particolarmente perché è stato il mio primo libro di giapponese, era in inglese, già dal titolo si capisce,
e la struttura appunto è sempre quella, solo che quello era un libro per uomini d'affari, quindi trattava di storie di uomini d'affari. Sabri, c'è una cosa importante di cui non ho parlato prima, la scrittura. La scrittura. Interessante che al di là dei 12 capitoli abbiamo poi tutta una sezione sulla scrittura. Scrittura e lettura. Faccio vedere. Allora, praticamente voi iniziate ovviamente con hiragana e successivamente katakana e poi si passa alle campane. Che dire, l'unica cosa dove mi sento di dissentire, ma giusto un attimo con Danilo, è che mi dice pieno di esercizi. Cioè sì, ci sono degli esercizi, ma non sono così tanti. Mi sembra un libro strutturato in maniera intelligente. L'unica cosa che mi preoccupa un po', mi sembra che metta tanta carne al fuoco tutte insieme e non con un livello di difficoltà. Usa un ordine un po' suo. Lo consiglieresti a qualcuno che vuole studiare giapponese da autodidatta? Ma guarda, no, questa mia perplessità è data dal fatto che appunto tutti mi hanno detto che è l'unico da usare come autodidatta. Vi dico sì, perché no, si può usare da autodidatta, ma contando che c'è in più il malus dell'essere in inglese, seppure un inglese abbastanza facile, che come vi dico sempre non è che non si possa studiare da una lingua altra, ma perché farlo quando c'è la possibilità di farlo nella propria lingua, quindi saltando un passaggio intermedio, proprio un passaggio mentale di traduzione della traduzione, che poi alla lunga sparisce, però mentre state studiando dovete fare per forza questa doppia traduzione. L'unica cosa che ha di buono secondo me in più rispetto ad altri libri è che ha appunto questa struttura con lettura, grammatica della lettura, esercizi della grammatica e tutto parte appunto dalla lettura e ci sono le illustrazioni, però questo tendenzialmente è un po' la struttura di tanti libri di lingua giapponese fatti in Giappone, cioè proprio la struttura tipica. E che vorrei facessero anche in italiano, però basterebbe tradurre magari questi. Quindi ritorniamo alla domanda che mi ha fatto Danilo, lo consiglierei? Perché no? Però non mi sembra che sia così tanto più facile rispetto ad altri libri, che comunque vedremo, perché ovviamente noi li abbiamo ancora recensiti tutti. Poi magari alla fine faremo un confronto generale di tutti quelli che abbiamo esaminato. Matane! Sabri, missione compiuta, il Genki adesso è Savona e adesso corro a portartelo. 11:34. Sabri, come vedi sono arrivato a Savona, missione compiuta e adesso... 33:48. Attenzione. Minchia, Sabri, è impossibile farti il video. Di nuovo? Allora... Adesso inizia subito dopo, Sabri, missione compiuta, come vedi sono a Savona e questo è il Genki. Ora te lo porto subito.